Salve, oggi vi mostro un altro metodo per lavorare uno scialle all'uncinetto in maniera molto facile. Stavolta però partiamo proprio dalla punta. Si inizia lavorando 4 catenelle. Ora, nella prima catenella, praticamente lavoriamo 2 maglie alte. Una, due, abbiamo già la punta del nostro scialle. Per la seconda riga lavoriamo 3 catenelle e voltiamo. Dunque, la seconda riga è composta da due gruppi di 3 maglie alte. Ora abbiamo già le 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, ne lavoriamo altre due. Una e due. Quindi abbiamo il primo gruppo di tre. Ora, senza fare nessuna catenella tra un gruppo e l'altro, prendiamo la testa della terza maglia alta e ne lavoriamo all'interno, lavoriamo 3 maglie alte. Ripeto, senza fare catenelle tra un gruppo e l'altro. Quindi una, due, e 3. Vedete come il nostro triangolino inizia a formarsi. Continuiamo. 3 maglie, 3 catenelle, 1, 2 e 3. Voltiamo e continuiamo con il gruppo di maglie alte. 1 e 2. Ora ci spostiamo nello spazio tra un gruppo e l'altro del giro prima. Quindi andiamo direttamente a lavorare 3 maglie alte in questo spazio. 1, 2 e 3. Altro gruppo nella parte finale. Quindi nella terza maglia prendiamo a fare le 3 maglie alte insieme. 1, 2 e 3. Ripeto, senza catenelle distanziatrici tra un gruppo e l'altro. E questo è il terzo giro. Allora, la punta, due gruppi da tre nel secondo giro, tre gruppi da tre nel terzo giro. Quindi non possiamo sbagliarci. Ora, 1, 2 e 3, voltiamo. Primo gruppo, secondo gruppo nello spazio. Terzo gruppo nello spazio successivo. Quarto gruppo nell'ultima catenella, cioè la catenella che ha formato la maglia alta.
Ecco qua. A questo punto non dovete far altro che continuare lavorando sempre gruppi da 3 maglie alte in continuo senza catenelle divisorie tra l'uno e l'altro gruppo. E continuate fin quando non raggiungerete la dimensione voluta dello scialle. Questa che ho utilizzato per il campione è una lana molto grande, quindi se vogliamo utilizzare questo tipo di lana io farei molto volentieri anche una maglia alta doppia. Altrimenti con i filati più sottili si avrà uno scialle un po' più chiuso. A voi la scelta e buon lavoro da Lilla.